fatto i complimenti a Gravina, ho fatto i complimenti a Mancini. Devo dire che Roberto ieri sera, immagino che stesse sul treno tornando a Coverciano, immagino, perché io sono tornato a casa, mi sono bevuto un buon bicchiere di vino italiano e ho lavorato qualche mail, qualche WhatsApp, e lui mi ha risposto verso mezzanotte e tre quarti, ma molto bravo, perché poi in un modo così perentorio, senza prendere gol, veramente una bella atmosfera. Detto questo, piedi per terra, perché insomma la strada è lunga e sicuramente il livello anche degli avversari salirà particolarmente. La mia favorita? Ma no, penso sinceramente che appunto ci stanno da 5-8 squadre che possono vincere l'Europeo e se la giocano tutti. Molti dicono che la Francia è più forte degli altri, io penso che la Francia è insieme agli altri. Questo Europeo itinerante, Presidente, un giro per l'Europa, in questo periodo così particolare, sta generando molte discussioni. Ma io non lo so se l'UEFA questo esperimento lo ripeterà, mi sembra che i prossimi indicatori dell'organizzazione delle manifestazioni continentali vadano in altra direzione, mi sembra. La verità è che questa era un'idea per cercare di coinvolgere il più possibile anche dei paesi dove erano stati realizzati degli impianti di primissimo piano, vedi l'Azerbaigian, vedi il Portogallo, vedi Olanda, Danimarca, Siviglia, e di conseguenza l'idea di partenza aveva senso. Poi in epoche di pandemia è chiaro che tutto quanto è diventato particolare. Insomma, ieri facevo una riflessione, che poi ed è tutto casuale, chi lo poteva immaginare, insomma, la Svizzera, perché nella vita uno deve essere onesto intellettualmente, ha giocato la prima partita col Galles a Baku, ha fatto 1-1, ieri è venuto qua e adesso rigioca la terza partita a Baku. Da Roma a Baku credo ci stanno 4.500 chilometri. Cioè, è semplicemente una riflessione tutto qui, però è una cosa bellissima che grazie a questo Europeo riparte tutto.